Ci troviamo a Villafiore durante il corso per Wedding Planner ideato e organizzato da Barbara Vissani, Wedding Planner e Wedding Designer. Barbara, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a te. Wedding Planner, tu sei sia Wedding Planner che Wedding Designer, quindi ricopri egregiamente, devo dire, entrambi i ruoli. Che differenza c'è fra queste due professioni? Allora, Wedding Planner è una figura ovviamente professionale che pianifica l'evento da tutta una sorta di aspetti che sono organizzativi. Wedding designer invece è una figura diversa, parliamo di una progettazione di un evento, non solo per il timing, ma soprattutto per l'aspetto stilistico. Quindi parliamo proprio di progettazione reale anche su carta. Proprio. Quindi, perdonami, il wedding designer deve avere una competenza particolare, deve avere una forte preparazione anche a livello di design, giusto? Sì, assolutamente sì, voglio dire, non ci si può improvvisare, bisogna ovviamente avere anche delle conoscenze in materie, quindi capire quando, ovviamente avere anche una conoscenza della storia dell'arte, che ovviamente è applicata a tutto quello che possono essere i luoghi di culto, quindi le navate, l'architettura, gli stili nel tempo, nell'epoca insomma passata, e questo poi ovviamente ci porta ai giorni ad oggi anche con una progettazione su carta che quindi va ovviamente sia inerente per l'interno della chiesa applicata magari agli allestimenti e sia all'interno della location proprio su carta, quindi parliamo proprio quasi di un progetto quasi architettonico in poche parole che magari consegniamo a tutti gli operatori che ci affiancano. Quindi la wedding planner e wedding designer possiamo dire che è veramente il motore del progetto matrimonio, comunque colei che Certo. lega tutti i fornitori, i professionisti. Assolutamente sì, esatto. Sono due aspetti diversi, magari uno è più per l'appunto la pianificazione e l'altro è più designer perché comunque si basa su progettazioni reali e concrete, quindi su carta, quindi parliamo di spazi, di misure e ovviamente a queste poi ci si va a diciamo, collocare gli allestimenti o tutta la parte non so, dei punti focus che noi decideremo ovviamente in base alla location e con gli sposi.